oggetti scomparsi. Sorpresa! Adesso mi vedete e ora non più! Non vi fa divertire vedere sparire le cose? A me sì! No, no, qui dentro neanche! È una tragedia, una catastrofe, un disastro! Dougal, cosa ti prende? Non riesco a trovare la mia torta! La tua torta? La mia torta preferita! La tenevo da parte per un'occasione speciale. Me l'hanno rubata, sottratta, trafugata! Ma chi può averlo fatto? È esattamente quello che ho intenzione di scoprire! Oh, Dougal? Ah, Brian, che tempismo, cercavo proprio te. Hai visto la mia torta per caso? A me non sembra di averla vista, ma tu sei sicuro di non averla mangiata? No, me l'hanno rubata e la sto cercando dappertutto. Lo sapevi che oggi si festeggia la giornata internazionale delle lumache? È il giorno in cui celebriamo le numerose e più svariate conquiste della nostra specie. Tipo cosa? Beh, se deciderai di venire al mio festival, lo scoprirai da te. Sono certo che sarà un evento memorabile, ma sono troppo impegnato a cercare la mia torta. Ti metterò nella lista degli ospiti in forse, ok? Che programmi hai per il tuo festival? Una serie di innumerevoli sorprese. Non resterai certo delusa, mia cara. Oh! Dougal! Sta attento e cerca invece di aiutare Brian. Vorrei, ma non ho tempo per i festival. Mi dispiace, la mia torta migliore è definitivamente scomparsa. Che strana coincidenza. Anche il mio geranio preferito è sparito. E non è tutto. Dov'è finito il mio colbacco? Fantastico! Si sono portati via il mio trabiccolo! Non riesco a trovare la mia tanica dell'olio. Comincio a pensare che qui ci sia lo zampino di Zebe. Cercate me! Oh, ciao Zebe! E vuoi sapere l'ultima? Al villaggio stanno sparendo un sacco di cose. In questo modo? Dove sono finito? Oh, non sei di grande aiuto, Zebe. Però mi diverto! Grazie tante! Speravo che ci dessi una mano! Ciao! Torna qui! Un altro dei suoi scherzetti, Fiorenza? Strano, vero? E io che speravo che ci aiutassi a ritrovare le cose scomparse. Ma non è di Zebe che hai bisogno. Quello che ti ci vuole è un detective. Qui non c'è bisogno di un detective, c'è bisogno di un dog-tective. Qualcuno con spiccate doti deduttive e una buona dose di fiuto canino. E a quanto pare ne abbiamo già trovato uno. Dougal, il dog-tective, al vostro servizio. Risolverò questo caso in un batter d'occhio. Perché siamo tornati a casa? Elementare, mia cara Fiorenza. Il dog-tective inizia sempre a indagare sulla scena del crimine. La torta è stata rubata a casa nostra. Dunque è qui che cercheremo gli indizi. Cosa ti avevo detto? Impronte! Gertrude, quelle sono le tue impronte. Ma dove? Là, sull'erba. Le riconosco, sì, sono così graziose. Sarà, ma non è questo il punto. Da casa nostra scompare una torta deliziosa. E cosa trovo sul prato? Le tue impronte. Curioso, anche io ero sul prato. Gertrude, io sospetto che sia stata tu a rubare la torta. Come? Difficilmente farei una cosa del genere. Tanto più che io stesso ho appena subito un furto. Che cosa ti hanno rubato? La mia rivista preferita, Notizie Bovine dal Mondo, volatilizzata. Adesso è tutto chiaro. Il ladro l'avrà usata per avvolgerci la mia torta. Quando eri qui fuori nel prato, hai notato qualcosa? Beh, sì, ho visto qualcuno. Oh, hai capito. E chi l'avrebbe mai detto? Racconta tutto al detective. Qui fuori c'era Dylan. Dylan? Ma certo, il quadro è completo, è ovvio. Quello strimpellatore con le orecchie lunghe si è portato via la mia torta. Dylan, ci sei? Vieni fuori nel nome della legge! Sappiamo che ci sei! Vuoi vedere che sta dormendo? Oh, guarda! Le ultime notizie sul festival! Sto letteralmente tremando dall'emozione. Brian farà un regalo speciale a chiunque verrà all'evento. Dovrà aspettare un po'. Adesso osserva come il detective entra in azione per risolvere il mistero, scontrandosi faccia a faccia con una mente criminale. Thank you.
ciao, Dougal! Fiorenza, che sorpresa! Dove l'hai messa? Non pensare di imbrogliare un dog detective. Dove l'hai nascosta? Ah, guarda, guarda cosa abbiamo qui. Fiorenza, gentilmente apriresti questo armadietto per confermare la mia ipotesi? Io non sbaglio mai! Ah! Carote? Adesso che mi viene in mente, anch'io ho perso qualcosa. Non riesco più a trovare il mio... Cervello? No, delle mie... Le mie... Rotelle? No, ho perso la carota più grande, quella più speciale di tutta la mia collezione. Oh, la situazione peggiora di ora in ora. Dylan, oggi eri nel giardino di casa nostra. Sul serio? Sì, ti ha visto Gertrude. Forte! Hai visto qualcuno lì nei paraggi? Sicuro, mi pare di aver visto... Sì, Gertrude! D'accordo, e poi? Il droghiere simpatico, quello che va in giro in bici. Intendi il signor Grimsby? Ah! I sospetti del detective sono stati confermati finalmente. Quel formaggiaio pedalatore pazzo è il cervello che sta dietro questo ignobile complotto. Oh, buon pomeriggio, Fiorenza. Come va, Dougal? Non così bene, dopo che ti hanno rubato una torta deliziosa. Potrei sapere il contenuto di queste scatole? Torte? Ah, lo ammette candidamente! Dougal, perché il signor Grimsdale dovrebbe rubare una torta se ne ha un negozio pieno? Le torte non bastano mai. Non è il mio caso. Anzi, ne ho così tante che devo rispedire queste al fornaio. Lei ha qualche idea di chi possa aver rubato la torta di Dougal e gli altri oggetti scomparsi? Nessuna idea, ma ti dico una cosa. A me hanno fatto sparire il mio trabiccolo e nel cestino c'era un pezzo di formaggio che, a quest'ora avrà un odorino da stendere un gorilla. Per caso ha dell'altro formaggio dello stesso tipo? Do un'occhiata. Oh, eccolo qui. Se Dougal segue l'odore del formaggio, forse trova il suo trabiccolo. E tutte le altre cose che sono scomparse. Lasciate fare al detective. Il festival delle lumache di Brian sta per cominciare. Ci saranno anche dei regali. Dai, vieni anche tu. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Festival delle Lumache. Vi illustro il programma del giorno. Alle 2 il sottoscritto terrà una conferenza dal titolo Cose interessanti che non tutti sanno sulle lumache. Brian, caro, avrei una domanda da farti, posso? Sì, certo, ti ascolto. Quando distribuisci i regali? Calma, ogni cosa a suo tempo, Gertrude. Alle 5:30 proietterò delle diapositive di alcuni esemplari insoliti di lumache. Oh, e poi ci saranno i regali! No, i regali sono previsti solamente alla fine del festival. Dopodiché, per chiudere in bellezza... Ti distribuirò i regali, sì! Hai indovinato, Gertrude? Il formaggio è qui! Nessuno lasci la piazza! Oh, forte! Aprite il pacco! Scusatemi, non è opportuno aprirlo adesso. Dobbiamo rispettare il calendario degli eventi. Il mio trabiccolo! Oh, guardate cosa c'è qui, la mia adorata rivista! Il mio colbacco, ed è in ottimo stato! Ecco la mia carota da collezione! La mia piccola tanica dell'olio! Il mio geranio viola! La mia torta! Il detective individua sempre l'indiziato. O come in questo caso, il colpevole. Hai rubato tu la mia torta. Sì, se vuoi sapere la verità, sono stato io. L'ho presa insieme a tutte le altre cose. Anche se, per essere precisi, è stato Zebe a occuparsi dei furti. Dal momento che è un po' più agile e scattante del sottoscritto. È stato Zebe? Ma tu perché l'hai fatto, Brian? Per assicurarmi che sareste venuti tutti al mio festival, ho deciso che avrei distribuito dei regali. E quale regalo avreste apprezzato maggiormente se non il vostro oggetto preferito? Vuoi dire che hai rubato tutti questi oggetti per poterceli restituire? Sì, proprio così. È stato tutto frutto del mio ingegno. Zebe, non so perché, ma immaginavo che c'entrassi tu. Ti dispiace ripetere? Anche il detective lo sapeva. In ogni caso, vi garantisco una signora torta. È stato solo uno scherzo e ora siete di nuovo tutti felici. Adesso finalmente possiamo goderci il tuo festival, Brian. Sì! Su, andiamo, ragazzi! La festa sta per cominciare! Mai una volta
aspetto che cominci la pennichella.